Eccoci qui nuovamente su Indie Gameplay Ita per la prima volta in un sondaggio che faccio. Un gioco raggiunge e supera i 50 mi piace. Questo mi ha riempito di orgoglio e mi ha fatto capire che volete vedere qualche altro episodio di questo gioco. Ammetto di non averlo snocciolato bene, però vabbè, adesso cercheremo un attimino di vedere come funziona la campagna. L'avevamo vista molto sommariamente, adesso inizieremo a giocarla un pochino più seriamente. Iniziamo, non la finiremo, magari, non lo so, vedremo. Però iniziamo a giocare in difficoltà Cake, che mi spianeranno lo stesso perché farò un botto di minchiate. 5 location, starting gold, inizieremo con 8000 gold. Noi inizieremo chiamandoci Indie contro i Borg. Tecnologia, non lo so, noi magari mettiamo i Tekion, loro sono i Tekion, marchio rosso, noi ci mettiamo il marchio giallo, così iniziamo a capire. Non mi è venuto proprio giallo così, vabbè. Allora, inferiore, noi siamo un pochino maggiori. Semplicemente per poter vedere un pochino più nel dettaglio che cos'è questo gioco. Cominciamo. Siamo al day one, vediamo subito. Abbiamo già trovato un sito, un gold site. Vediamo adesso di... non so quanto lo farò durare questo episodio, però cerchiamo almeno di arrivare al momento in cui noi costruiamo. Allora, facciamo uno scan site, not an out found. Vabbè, scansioniamo now. E vediamo subito com'è questo sito di scansione di d'oro. Perché a proposito di oro, qualcuno di voi nei commenti mi ha fatto notare che non ho detto una cosa. Non ho parlato di oro, effettivamente mi scuso, è vero. Ed è molto importante questa cosa. Vi farò vedere se riesco a fare la spedizione. Investirò tutti i soldi che ho per poter avere... No, ho cannato in pieno, era qua il gold. Vabbè, niente, inizieremo... Ah, ok, loro non hanno... hanno deciso di investire di là. No. No. Loro... Ok, niente. Si sono presi l'altro posto, non ci siamo presi questo. E va bene. New day. Stiamo valutando un pochino le spese, le entrate. 1000. Ok. Va bene, va bene. È il nostro turno. Adesso noi cosa facciamo? Investiamo un budget di 4000 e andiamo a disegnarci la base... Di base il gioco la crea da solo, però voglio farvi vedere un pochino più nel dettaglio la creazione in base anche a quello che ho scoperto. Allora, prima di tutto dovremmo mettere... Allora, una cosa importante da sapere è che la mente, la brain, oppure il cervello con il corpo da robot, non può essere sottoterra, ma deve essere in comunicazione col satellite, che è quello che ci dà le informazioni ogni volta. Quindi è molto importante che noi almeno possiamo farci il percorso che arriva nelle viscere della Terra, ma non dobbiamo... cioè dobbiamo farlo uscire questo mino all'inizio, poi lo portiamo in profondità, su quello non c'è problema. Allora, aggiungi un nuovo oggetto. Allora, adesso iniziamo magari costruendo sempre qui nel bunker. Ah, il vault, ok, lo facciamo qua. Ah, perfetto, e lì ci metteremo il cervello. Poi dobbiamo costruire dei corridoi, vediamo un attimo se ce la facciamo. Vabbè, qui una porta. Io direi che come porta potrebbe andare bene questa. Lì c'è già una porta, qua ce ne piazziamo un'altra. Qua ce ne piazziamo un'altra. E qua ce ne piazziamo un'altra ancora, in modo da rendere tutto più inespugnabile. Poi vediamo un po'. Abbiamo i backgrounds, però
non ci interessano anche perché le stanze che abbiamo costruito ce le hanno già, gli sfondi. Scale, 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 scale. No, dobbiamo fare altri tomba chiusa. No, dobbiamo trovare altri punti di costruzione, magari. Boh, non mi ricordo più. Ok, eccole qua. Queste sono delle stanze prefabbricate. Vabbè, iniziamo magari prima a metterci questa torretta qui. Che mettiamo. Vediamo un po'. La mettiamo qua, la torretta. In modo che qua poi ci occuperemo anche del bunker sotto. Ci metteremo degli sniper. Vediamo un po' dove sono. Snipers. Sono dei Ronin. Mettiamo uno qua e uno qua. La cosa che avevo sbagliato in altre partite era quello di non aggiungere le armi. E quindi questi qui partono senza armi e vengono distrutti. Ronin, Heavy. Heavy Weapons Annihilator M60. No, mi servirebbe il fucile da cecchino, ma non mi ricordo. Weapons. Vediamo un po' se c'è qualcosa qui di sniper. Ronin. Sono tutte queste qui. Ok. No, vabbè, ma Imperatus. No. Voglio vedere che cosa ho dato a loro. I Tekken. Ah, ok. Loro attaccano con quelle armi lì. Vabbè. Allora. Il K90 costa una barca di soldi, quel fucile lì, ed è un cecchino perfetto. Vabbè, comunque, prendiamo magari altro che cecchino, gli diamo in mano questo. Vedete che lo impugna? Ok, e due di guardia ci sono. Poi ci servono degli anti-air drone, cioè praticamente qui se qualcuno cercherà di atterrare qua nei dintorni, lui penserà a stanarli. Ok, abbiamo iniziato così. Iniziamo poi con altri. Lo so che vi state appassionando, vi sta venendo voglia di comprarlo. Lo so, è stato così anche per me quando ho visto giocare questo gioco. Allora, vediamo un po'. Qui è un po' troppo grande questo edificio. Ce ne serve uno un po' più piccolo. Non ci sono più piccoli, no? Forse eccolo qua. Questo direi che potrebbe andare. Riusciamo a montarlo così? Sì. Ok, adesso diamo un'occhiata a Wildlife. Possiamo mettere degli. Va bene. dei granchi, ma vabbè. Allora, bombe. No, prendiamo degli Actras. Abbiamo un medic drone che piazziamo qui, così lui curerà chi ne ha bisogno. Poi prendiamo degli. I soldati costano, ragazzi, costano veramente tanto. Adesso non mi ricordo quanto abbiamo in termini di soldi, ma quello lì è caduto proprio dentro. Ah, lì, ok. Mettiamo qualcun altro qui a sorvegliare. Qualcuno qui, qualcuno qui, qualcuno qui, qualcuno anche qui. Vabbè, poi andiamo a mettergli le armi. Weapon. Battle rifle. Gli diamo il battle rifle a tutti. Ecco, un'altra piccola accortezza verso questa gente. Non abbiate rispetto, nel senso, non dite vi do un'arma potentissima perché fanno casino costantemente. Non dategli, ok, non dategli assolutamente il lanciagranate, vi cade in testa tutto subito. Allora, vediamo un po' che altro si può fare. Ronin, Heavy, uno già equipaggiato, già pronto. Ma sì, mettiamo qualcuno in perlustrazione lì, qualcuno in perlustrazione qui. Poi altro. Altre porte magari. Door A. Questo
queste cosa sono? No, 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 direi di no. Niente, mettiamo anche un portone qua all'ingresso. Però sempre un rischio. Vabbè, però ce lo mettiamo lo stesso. Mettiamo lì se funziona bene, sicuramente. Aggiungiamo l'omino nostro, il brain robot. No. Vediamo un attimo cosa dice. Beh, vediamo se... Vedete? Qua serve che ci sia una connessione diretta col satellite. Quindi, vedete, già qui non siamo coperti. Quindi, se qualcuno di voi poi conosce un metodo per riuscire a piazzare il robot o il cervello già in profondità, vi prego, me lo faccia sapere. Ok, il robottino lo piazziamo qui. No. Non si può. Mettiamo qui. Perfetto. E tu sarai armato con un M16, assolutamente. Se te lo lascio equipaggiare. Perché c'è bisogno di te. Altro? Ci sono altre cose che si possono mettere? Armi esplosive, direi proprio di no. Beh, oddio, potremmo fare una cosa di questo tipo. Prendiamo lo scheletro più stupido che abbiamo. Uno, due. E gli diamo in mano le explosive weapon. Ok, così mi abbattono anche loro. Però... Ecco, mi prendo una piccola precauzione, che è quella di mettere magari più ostacoli possibile tra loro e me. Allora, vertical wall, direi che sarebbe una buona idea mettere un muro qui, così frammentiamo anche un po' il... Ok, e abbiamo già fatto praticamente il giro. Comunque, buono. Buono, buono, sono piuttosto contento. Abbiamo un Rocket M1 che non so onestamente a cosa serva. Però si potrebbe anche mettere. Mettiamo un razzo, magari la nostra arma segreta. Lo piazziamo qui e poi magari ci pensiamo anche cosa fare. Dreadnought. Figata! Questo qui è veramente uno spettacolo. Stiamo un po' esagerando, eh? Però io mi sto divertendo veramente da matti. Vediamo se può tenere in mano qualche fucile strano. Tommy AK-47. Lo puoi impugnare? Boh, vabbè, se no niente. Perfetto, abbiamo concluso qui il nostro... La nostra costruzione di base. E finiamo il turno. Abbiamo speso praticamente la metà di quello che possedevamo. Loro tenteranno ora di assaltarci, infatti, e vediamo subito uno scontro finalmente, diciamo, fatto bene. Ok, noi partiamo nei panni del nostro omino qua, sta già succedendo il finimondo, però io direi che inizio a vedere l'efficacia delle mie porte andando a metterlo in salvo. Scusate, eh. Lui adesso, è la cosa che non vi ho fatto vedere l'altra volta, gli darò un comando, quello di scavare quell'oro che vedete qua sotto. Patrol IA, Gold Mod, ok. Ci hanno già distrutto il razzo, ma quello non è un grosso problema. Allora, dobbiamo andare a distruggere... Niente, lui...
gli ho detto di andare a scavare, ma non, probabilmente non ce la farà. La cosa difficile adesso è riuscire a capire dove sono i tizi. Perché lo scopo alla fine è quello di uccidere l'altro cervello. Il problema è che l'oro finisce e l'unico modo di continuare ad avere oro. È quello di mandare il nostro omino scheletrico, il nostro omino, scusa, scheletrico, il nostro cervello, la nostra mente, a scavare oro sotto superficie per poter guadagnare nuovi, appunto, nuovi crediti da poter spendere per l'acquisto e l'ordine di nuove truppe. Infatti, vedete che in automatico il cervello va a craftare un muro di protezione per ogni punto di roccia che lui scava. Fare attenzione a non arrivarci con le armi scariche. Non so se ho anche lo scavatore, ma non mi interessa, ormai siamo qua. Stanno a scavare di lato. Se avessi lo scavatore, riuscirei a prendere quest'oro che adesso sto distruggendo. Non so cosa stia succedendo di là, ma ormai io sono troppo vicino a... Ok, sono sceso. Sparo in quella direzione, prima o poi riuscirò a prenderlo. Sta già iniziando a soffocare. Ho vinto. Per il rotto della cuffia sono riuscito a distruggerlo e abbiamo vinto. Gli abbiamo portato via, un cervello al nemico e abbiamo difeso la nostra zona. Adesso potremo tentare noi il prossimo turno, il prossimo video che farò ad assaltare quest'altro avamposto nemico. Ragazzi, con questo è tutto. Io vi ringrazio per aver scelto ancora questo gioco, aver scelto di rivederlo ancora in un altro video. Fatemi sapere cosa ne pensate, suggerimenti e critiche sono sempre ben accetti. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao ciao!